Allora, domani, mercoledì, su Canale 5, 21:10, il terzo episodio della serie Sei passi nel giallo. Domani va in onda il film Souvenir, di cui è protagonista Nicolas Vaporidis. Ciao Nicola! È con noi! Buongiorno Vaporidis, ciao, buongiorno. Evviva! Oh, buongiorno, vedevo, buongiorno. Io mi ero completamente dimenticato, ma tu hai esordito con un mio caro amico, che è Dario D'Ambrosi, con Il ronzio delle mosche. Devo dire che era un film... una decina d'anni fa. Esatto, nel 2002. Ecco, poi l'esplosione con Notte prima degli esami e adesso una carriera che insomma col vento in poppa. Sto cercando di seguire un po' un percorso particolare che spazia dalla commedia alle altre cose, ecco, appunto tipo il film di domani, che è tutta un'altra roba rispetto a quello che ho fatto finora. Certo, finalmente un film di genere, siamo tornati nel giallo, che poi era una caratteristica del nostro cinema. Come ti ci sei trovato in questo ruolo? Molto bene, sono stato catapultato in una realtà completamente diversa da quelle a cui ero abituato io a lavorare, per cui sia l'atmosfera che il cast, che la location, abbiamo girato a Malta noi, era tutto molto funzionale per il film, quindi c'era questa atmosfera di thriller, un giallo, con Edoardo Margheriti che viene da una tradizione importante del genere, lui, Lamberto e Roy Bava, cioè un bel gruppo di lavoro che sa fare questo genere molto bene, con attori americani, abbiamo girato in inglese, è stata un'esperienza formativa, devo dire, non l'avevo mai fatto, mi sono veramente divertito. Quando giri certe scene che poi rivedi sullo schermo e fanno fondamentalmente paura o creano quella sorta di suspense, di tensione che è il motivo per cui abbiamo girato in quel modo, però quando sei sul set e giochi con quella roba, giochi con gli arnesi di tortura, le corde, con i tavolacci scantinati dentro ville dimenticate, ha un effetto di tipo una park per te che ci sei dentro. Ed è piuttosto divertente. Mi fai dire una cosa su Vaporidis, Francesco? Perché lui ha detto adesso ho girato con attori americani, ecco, pum, mi ha fatto venire in mente quello che penso di lui. Allora, finalmente lo stanno sdoganando da quel ruolo per il quale le giovani, lui è bello, proprio bello, le giovani lo mangiano vivo, chiaramente, però è un cliché dentro il quale lui rimane e che secondo me gli va stretto, perché Vaporidis ha quei visi proprio americani. Noi ce lo ricordiamo, il Salmineo di Elia Kazan, hai capito? Quei visi che ti accompagnano poi tutta la vita, no? Adesso ne ritroviamo tanti nel cinema americano, ma anche fra i protagonisti. E lui dovrebbe essere sfruttato, secondo me, di più, come un bel maledetto, un bel cattivo, anche un bel infame, capito? Proprio data la sua... anche senza bello, anche cattivo, maledetto, infame. Ecco, apposta. Anche se dice di questo. Apposta, secondo me dovresti essere molto ma molto più sfruttato in questo senso. Poi c'hai una recitazione minimalista che piace molto in questo senso perché è moderna, quindi mi auguro che qualche regista questa considerazione la prenda in esame. Ecco, il Souvenir di domani sera, ci siamo su questo cliché nuovo che ti ha tratteggiato Marcello o cosa? Ci sta un po' di cattiveria nel tuo ruolo domani? Ce n'è. Purtroppo non come i migliori thriller, i migliori film di quel genere, io non posso raccontarti niente. Ti direi, se ti dicessi anche un o ti dessi anche un piccolo indizio, in qualche modo rischierei di rovinarti il finale del film. Per cui sì, ce n'è perché è un lavoro fatto in modo completamente diverso. I ruoli sono il personaggio che affronto io, ma anche quello, anche gli altri personaggi che hanno affrontato gli altri attori del cast, sono personaggi veramente diversi da quelli a cui siamo abituati nel nostro cinema italiano, per cui non è un ruolo che non ho mai fatto, che probabilmente non so quando mi ricapiterà di fare, è una cosa decisamente forte. Sono stato contento, mi ha fatto piacere, certo. Sono riuscito, come dici tu, a tirare fuori una parte diversa di quello certo, che ho sempre fatto vedere.
Tra l'altro, buon inizio per me. Ecco, tra l'altro complimenti, perché uno dei punti deboli del nostro cinema è quello di non recitare in lingua inglese. Ecco, mi sembra invece che, come dicevi prima, questo punto di partenza nuovo è molto formativo in tal senso. Lo è, però ti posso anche dire che ci sono tanti attori italiani che non sono mai stati messi alla prova. Io ho lavorato in questo progetto e sono 6 film, quindi puoi immaginare, sono 6 cast diversi, ci saranno stati un centinaio di attori divisi per metà americani e per metà italiani, e tutti gli attori, da Giannini a Silvestrin, a tutti quelli che hanno partecipato ai film, parlano in inglese e parlano in inglese perfettamente. Il problema è che non abbiamo mai la possibilità di farlo. Ecco, devo dire, in questo... Se non hai il modo, non riesci poi a dimostrare quanto sei capace di fare qualcosa. In questo devo dire anche i produttori, Cristina e Lello Monteverde, hanno tracciato una strada, perché hanno girato a Malta, molti attori sono americani, c'è un bel intreccio internazionale che mi sembra un passo avanti. Sì, ma poi fateli uscire questi attori italiani che sono talentuosi, fateli uscire dai cliché, questa è la pigrizia dei produttori, perché allora Vaporidis deve fare quello che fa impazzire le ragazzine. No, basta, Vaporidis fa l'attore, Vaporidis deve fare i ruoli i più variegati possibili, no? Guarda i percorsi di Marco Giallini, che viva Dio fortunatamente sta assurgendo alla notorietà che merita. Marco ha fatto in precedenza film strepitosi che hanno visto in pochi, L'odore della notte, che è riportato al cinema Calegari, che era stato messo all'angolo dopo Amore tossico, un film clamorosamente bello come thriller, come noir, recitato da Dio. Gli attori italiani sono formidabili. Vaporidis, senatore, che costa faccia che c'ha, tu lo prendi, gli fai fare un ruolo tipo quello che abbiamo descritto prima, ma questo è un coup d'éclat, diventa, hai capito? Perché ce l'ha tutte i registri, no? È che non c'hanno coraggio, non vogliono osare, capito? Perché i cliché, questo è il discorso. Guarda, ti posso chiamare tutte le mattine? No, vabbè, ma sai, no. È un'iniezione di fiducia che tu dai, meravigliosa, per cui io, se non ti dispiace, tutte le mattine ti chiamo anche solo per dirti ciao, come Marcello stai? Come trainer, No, ma lui sono molto d'accordo con te, soprattutto con Marco Giallini, che trovo sia un attore fantastico. Ma stai scherzando? Ormai è proprio esploso. Ma stai scherzando? Qui hanno fatto dei film con Risi, hanno fatto l'ultimo capodanno dell'umanità, dei piccoli capolavori assoluti, no? E poi però, siccome devi essere sempre un cliché, devi essere sempre dentro qualche cosa, allora questi che fanno? Perché i talenti ci sono, questi attori italiani sono bravissimi, tipo questo ragazzo qua, che si sta diventando uomo, eccetera, ma è nel pieno, capito? Sfruttateli, inventatevi qualcosa, abbiate coraggio, questo. Dovrebbero esserci più produttori come Lello Monteverde, che hanno la voglia di provare a rischiare, a giocare, a mischiare le carte, infatti. E questo è un bene per noi, ci sottovalutiamo noi italiani, siamo molto capaci di fare le cose. C'è tanto autolesionismo, no? Infatti. C'è il solito problema dell'autolesionismo, che sono bravi gli altri. Caro Francesco, in bocca al lupo per domani, ricordiamo l'appuntamento Canale 5, 21:10, nell'ambito di questo percorso 6 passi nel giallo. Domani c'è Souvenir con protagonista Nicola Svaporidis, che è stato nostro ospite, e lo ringraziamo. Un abbraccio, bocca al lupo. Vedi che belle cose, vedi qua. Che meraviglia, si passa da un Dante Ferretti a un Nicola Vaporidis. Stamattina che è una direttore realtà, di Rai 1. È direttore di Rai 1, insomma, perché Radio Yes non lo dimenticare mai. Radio Città, come non devi dimenticare mai il tuo nome, che è Francesco Gesualdi, perché tutto il resto è cinema. A venerdì, evviva! Ciao!